Eccoci qui, ben ritrovati, buona giornata, buona salute a tutti. Nella regia di Telecolore, come sapete, ci seguono a distanza Francesco De Angelis e Giovanni Paolillo, i nostri registi, nella nostra settima settimana di lavoro a distanza. Oggi restiamo sempre nel canale dell'igiene, parola preminente in questo clima di coronavirus. L'igiene è riferita a noi umani, al cibo, ma anche agli animali. La scorsa settimana, ricordate, fu protagonista il cane, oggi è di scena il gatto. A proposito, sapete quanti gatti ci sono nel mondo? 650 milioni si stima, più numerosi dei cani, che sarebbero 530 milioni. In Italia, secondo il rapporto 2017 di Assalco Zoomark, nelle nostre famiglie in Italia vivono 60 milioni di animali, insomma uno per ognuno di noi, di cui 7 milioni e mezzo di gatti, 7 milioni di cani. Eppure c'è chi sui gatti ci batte, ed è la Francia che addirittura sfiora il doppio di noi, 12 milioni 600 mila gatti. Ma prima di scendere nei particolari dell'igiene del gatto, pelo, orecchie e denti, facciamo un po' la storia del gatto. Lo abbiamo fatto di recente, ma abbiamo avuto tantissime sollecitazioni a tornarci. Dunque, non è possibile stabilire l'era storica in cui il gatto è passato da selvatico a domestico, ma le sue origini sono certamente antichissime. Forse risalgono addirittura a 50 milioni di anni fa, quando sulla Terra viveva un animale selvatico dal corpo allungato e dalle zampe corte, denominato dalla scienza Miacis. Questa specie era l'antenato del gatto, del cane e dell'orso, e da una ramificazione di questa famiglia, oggi estinta, si è sviluppato il genere Felis, al quale appartiene proprio il gatto. 25 milioni di anni fa compare invece lo Smilodon, detto anche gatto con i denti a sciabola, animale considerato antenato del gatto, anche se somigliante di più ad una tigre che ad un gatto per la sua lunghezza superiore anche al metro. In Nord America furono trovati molti scheletri di questo Smilodon, esemplare di mammifero con denti grossi e cervello piccolo, diretto discendente della evoluzione dei Titanoteres, mammiferi del primo Cenozoico. 18 milioni di anni fa lo Smilodon si evolve in Pseudylurus, molto più simile nell'aspetto al gatto, dal quale deriva poi il primo animale moderno del genere Felis, da cui discendono tutti i gatti, Lacinonyx. 10 milioni di anni fa, andiamo più avanti, nelle foreste iniziano a vedersi felini come il leone, le tigri, i leopardi, mentre tra i primi gatti moderni compare il Martelli, oggi estinto, ed il gatto di Pallas, esemplari con un corpo simile a quello degli attuali gatti, con un cervello grande. Tra 900.000 e 600.000 anni fa, nelle foreste vive il Felix silvestris, gatto selvatico europeo dal carattere riservato e selvatico. Con le glaciazioni si spinge verso le regioni più interne, diminuendo le sue dimensioni. Con il ritirarsi dei ghiacci, questo gatto rimane isolato nei vari continenti. In Africa diventa gatto del deserto e gatto selvatico africano, in Asia gatto del deserto cinese e gatto della giungla. Mentre il gatto selvatico europeo rimane a debita distanza dall'uomo, il gatto selvatico africano, il Felis libica, inizia ad avvicinarsi invece anche ai centri abitati, ragione per cui si pensa sia il gatto selvatico africano, originario della Valle del Nilo, il progenitore del nostro attuale gatto domestico. Ed il gatto domestico quindi ha origini africane ed è autorevole membro dei felidi, probabile risultato dell'incrocio tra il Felis silvestris, di cui abbiamo accennato, e il Felis libica. Appartiene ai mammiferi, all'ordine dei carnivori, alla famiglia dei felini, al genere Felis e alla specie Felis catus. Quando si insedia nell'Egitto dei faraoni, il gatto ha sulle spalle già 50 milioni di anni di vita e di esperienza, ma di tutta la famiglia dei felidi è il solo rappresentante ad avere accettato di convivere con l'uomo. Una volta che l'uomo ne capisce l'utilità, il gatto diventa presenza importante nella società, soprattutto per la caccia ai topi, portatori di epidemie, e gli antichi egizi erano convinti che addirittura alcune divinità assumessero le sembianze del gatto e i grandi sacerdoti, dal comportamento del gatto, traessero messaggi divini. Era il Felis libica,
Nel terzo millennio a.C. nasce l'identità domestica del gatto. La dea egizia chiamata Bastet assume la testa di una affascinante e misteriosa gatta, il cui sguardo turba ed incanta. Nel proseguire degli anni la dea egizia Bastet avrà anche arti e coda da gatto. Tramite i contatti commerciali con gli egizi il gatto è conosciuto dai greci, e allora in Europa i topi venivano combattuti dalle donnole e dalle puzzole, animali selvatici poco gradevoli. Quando si scoprono le qualità del gatto, bello, domestico, pulito, in odore e ottimo cacciatore, in Grecia è accolto con entusiasmo. Ma siccome gli egizi non vendevano i gatti perché considerati divini, i greci furono costretti a rubarne 5-6 coppie, questa è la leggenda. Furono in grado di venderli quindi ai romani, ai galli e ai britanni. E dall'Egitto così il gatto arriva in tutta Europa e in Asia. In Giappone il gatto è apprezzato per la sua bellezza e come simbolo di pace e fortuna. Anche gli arabi ben presto iniziano ad accogliere il gatto con stima e rispetto. Amato e divinizzato dagli egizi, tenuto in alta considerazione estetica e spirituale in Asia, utilizzato e difeso in Europa, il gatto era tuttavia atteso da un periodo drammatico, il Medioevo. In quel periodo viene coinvolto in stragi e persecuzioni perché considerato simbolo del demonio e delle streghe. Superate le stragi del Medioevo, comincia il riscatto del gatto, che torna ad essere un animale da compagnia, compagno dell'uomo ed apprezzato per la sua bellezza e regalità. E veniamo ai giorni nostri, al gatto domestico, come lo vediamo noi tutti i giorni. Lui è un animale che dedica tanto tempo, diciamolo pure, buona parte della giornata, a leccarsi, a mordicchiarsi il pelo, per sciogliere i nodi sul mantello, insomma per tenersi in ordine, pulito. È la natura che gli ha fatto questa donna e non l'ha fatto a noi invece, che generalmente dedichiamo il tempo strettamente necessario alla nostra pulizia. Ma anche se lui è autonomo e non avrebbe bisogno di noi, spesso invece gli dedichiamo attenzione e cura con spazzole, pettinini, perché è importante tenere pulito il manto del gatto. Lisciarlo e pettinarlo cosa stimola? Quali sono gli effetti indotti dalle nostre cure, delle nostre operazioni? E le orecchie, altra area strategica del felino. È vero che non richiedono igiene proprio tutti i giorni, eppure ci vuole. Ed ecco, con quale frequenza è consigliabile pulirle, con cosa e come. Ed infine i denti del gatto. Qui occorre un'attenzione particolare, perché spesso tendono a ricoprirsi di tartaro che nel tempo può provocare stomatiti e gengiviti. E qui ci sono varie correnti di pensiero. C'è chi pensa di poter usare spazzolino e dentifricio, ma spesso il gatto non è d'accordo, ed il gatto è un felino e quindi reagisce un po' alla sua maniera. Quesiti sui quali noi ci fermiamo, insomma, facciamo stop, perché dobbiamo lasciare la parola a uno dei grandi medici veterinari comportamentalisti italiani, Domenico Carratù. Sentiamolo. Pettine largo, pettine stretto. Di questo dipende molto anche dal tipo di pelo, perché vedi, sì, nel gatto sì, ci sono vari tipi di pelo. Se prendi un gatto europeo a pelo raso, probabilmente con una buona alimentazione, sì, degli integratori per rimuovere il pelo e quant'altro, probabilmente, non dico che non avrai bisogno quasi mai di spazzolarlo, ma quasi. Se prendi un gatto a pelo lungo, un Maine Coon, un persiano, gatti selezionati, quindi quelli che io chiamo i gatti cani, perché la selezione per le esposizioni dell'uomo li ha resi molto più grandi e più docili con questi peli lunghi, allora si avvicinano anche come cura del pelo un po' più al cane, cioè a queste spazzolature frequenti, pettinature, controllo del pelo. È chiaro che per il gatto, vivendo in appartamento, il controllo dei parassiti deve essere un po' meno attento, perché l'esposizione, la pressione infestante non è zero, perché io dico sul balcone, in casa, comunque il parassita ci arriva, ma certamente non è alta come quella di un cane che ha fatto una passeggiata in primavera in un bosco. Secondo me nel gatto bisogna essere ancora più attenti che nel cane a rispettare i segnali d'arresto quando la manovra da tranquilla, da gratificante, l'animale la percepisce come positiva, può diventare irritante. Sì, sì.
nel gatto il segnale d'arresto è più immediato e spesso non ti dà l'opportunità di accorgertene prima che possa graffiarti o addirittura morderti. Sì. Per cui dobbiamo imparare a conoscere il nostro gatto. Quando la vedi questo tipo di stripping quasi, di togliere il pelo, che nel persiano, nei gatti a pelo lungo, spesso provoca anche un po' di fastidio dopo un certo tempo, deve essere bravo semmai a prendere dei quadranti del mantello e farne un po' alla volta per evitare stress eccessivo. Sì, qui cominciamo a vedere qualche crema, sì, qualche spray, creme. Prodotti acquatici, vedi, anche qua dipende molto dal pelo del gatto, perché quando prendi quei peli molto lunghi, particolari, allora qua veramente c'è bisogno di sia di quelli topici o, come vediamo qua, quelli in cui io credo molto nel gatto, dei coadiui alimentari, cosiddetti nutraceutici, che servono a favorire la rimozione del pelo. Questo serve per esempio a fortificare il pelo, quindi a rallentarne il ricambio e quindi anche la quantità che viene spesso ingerita dal gatto, soprattutto che leccandosi ingerisce il pelo. Un animale si lecca, si gratta con una certa frequenza. Se questa frequenza aumenta, cioè inizia a perdere senso o diventa cosiddetta stereotipata, cioè ripetuta in maniera troppo frequente, allora è chiaro che c'è un livello, un campanello d'allarme, perché potrebbe essere tanto appunto una dermatite, quindi una reazione avversa al cibo, piuttosto che un allergene, piuttosto che alla presenza di parassiti, ma potrebbe essere anche un problema di natura comportamentale. L'orecchio del gatto, che ripeto fa parte comunque dell'estensione cutanea, perché anche all'interno è rivestito da cute, per cui tutte le reazioni avverse che noi possiamo vedere sulla cute le vediamo anche nel condotto uditivo esterno. Che in un gatto che non ha problemi di ipersecrezione di cerume, perché tollera bene l'alimento che mangia, che non ha problemi di parassiti, la pulizia auricolare può essere, il controllo anche giornaliero è sempre buono, ma la pulizia può essere anche settimanale, addirittura mensile. In alcuni gatti con una buona microflora anche del padiglione auricolare non c'è proprio bisogno, però nel gatto spesso ci sono problemi legati a iperproduzione di cerume o alle acariasi auricolari molto fastidiose, appunto il gatto inizia a scrollare le orecchie, a grattarsi, e in quel caso sarà necessaria sia la pulizia per allontanare i detriti e sia dei trattamenti topici o sistemici per eliminare le otoacariasi, che ripeto nel gatto sono molto frequenti. Ecco, qui vediamo l'operatore qui a è la classica manovra espressa molto bene in questo video per la pulizia auricolare sia del cane che del gatto. Questo è il canale uditivo esterno. Sì, si mette un liquido detergente, disinfettante, ho visto prima il Clorex, ma ce ne sono diversi, anche a riempire il padiglione. Poi si massaggia delicatamente, li vediamo tutti qua, fa un bel massaggio alla base dell'orecchio, dopodiché il gatto, scrollando le orecchie, elimina quel liquido in eccesso con i residui di cerume e di detriti contenuti nel padiglione auricolare. Io dico, poi si può fare anche poi una pulizia, un'asciugatura dell'orecchio con un panno, piuttosto che con un batuffolo di cotone o di garza, mai però andare col cotton fioc, perché potremmo andare a lesionare. Assolutamente il cotton fioc. È una pratica che può fare il veterinario, se deve fare un prelievo, un tampone, una pulizia accurata, ma fatta da una figura specialistica, da un medico. Invece vedi come, ho anticipato il video. Tu invece, da proprietario, arrivi dove arriva il dito, cioè con un batuffolo di ovatta, con una carta, perché dove arriva il dito sicuramente non puoi arrivare certamente al timbro. Infatti, si vede. Sta allontanando della sporcizia molto probabilmente dovuta anche a un'otocariasi piuttosto che a un'otite ceruminosa. Sì. Quando però appunto c'è qualcosa che va già nel patologico, tipo appunto delle otiti ceruminose piuttosto che dei nodi sulla cute, allora ha bisogno del nostro aiuto sia per la detersione e per la pulizia dell'orecchio che per il mantenimento dell'integrità cutanea. Comunque la pulizia delle orecchie è importante, anche perché l'orecchio è un organo non difficile. E qua, come nel gatto, nel cane, raccomando che anche la pulizia, il massaggio della base auricolare come esperienza positiva venga iniziato a fare all'animale sin da cucciolo, da piccolo, in modo che vedi anche questo massaggetto auricolare con un po' di liquido, se tu al gatto glielo fai vivere anche solo con una soluzione fisiologica da cucciolo, quando non ne ha bisogno, non nel momento in cui, però abituare l'animale alla manovra, poi ti garantisce che anche da adulti, in momenti particolari, l'animale accetta di buon grado questo tipo di controllo e di pulizia.
c'è chi pensa di poter utilizzare, come in questo caso che vedete, è una tortura per il gatto, insomma, spazzolino e dentifricio. Allora, dipende, Aldo. Il gatto non è d'accordo, è vero, spesso? No, diciamo che una manovra del genere, io penso che il gatto, a meno che appunto non venga educato in maniera abbastanza forzata, non sarà mai d'accordo. Ecco, questo Kelly Brush ne abbiamo già parlato per il cane, ma è anche per il gatto. È solo, è una, diciamo, una spugnetta abrasiva che si indossa tra il pollice e l'indice, è geniale. A mo' di spazzolino e si fa la detersione. Sono vari strumenti, guarda, allora Aldo... Quello dello spazzolino, io penso che qui il gatto è veramente un missionario. Guarda, insomma. Anche in questo, se il gatto, e te lo fa capire, perché se il gatto ti inizia a soffiare, inizia a sottrarsi... C'ha le orecchie abbassate all'indice. Sì, però vedi, in questo caso il gatto è un gatto, si vede che è un gatto abituato a questa manovra, perché nonostante una presa abbastanza energica da parte della partner umana, comunque accetta, perché se non accettasse ti garantisco quella posizione la... È un attore, è un gatto attore che interpreta la allora, parte. Mostra una certa insofferenza, però l'accetta come... Però è chiaro che non è che tutti i gatti, vedi, anche perché spesso queste paste sono attrattive per il gatto. Ripeto, più che lo spazzolino, adesso ci sono dei guantini, delle spugnette abrasive che calzano il dito, che sono un po' meno fastidiose per il gatto. Allora, per quanto riguarda la pulizia del locale, come dicevi, gengiviti, ma nel gatto addirittura ce ne sono delle forme molto simili a quella che è la parodontite e la piorrea dell'uomo, spesso in gatti anche giovani di 3 anni, per cui il problema dei denti nel gatto, soprattutto proprio per una mia casistica anche ambulatoriale, è abbastanza importante, e spesso il proprietario se ne accorge quando il gatto ha già l'arcata dentaria abbastanza compromessa in queste forme di parodontite in cui si assottiglia l'osso, la radice inizia a traballare, si abbassa il colletto gengivale. Spesso il sintomo per cui il proprietario si accorge del problema è l'inappetenza. Quella non è una vera inappetenza, semplicemente è una forte algia, dolorabilità del cavo orale, per cui il gatto inizia a non... Questo è uno degli attrezzi. È uno degli attrezzi che spesso sono già contenuti nei prodotti stomodine ed altri. Bene, vi anticipo quello che vedrete domani mercoledì 29 aprile, prima dalle 8, come sapete, quotidiano Medicina News, in un minuto e mezzo la notizia del giorno, e poi il focus. Domani torniamo sulle origini del coronavirus, perché continuano a circolare sui social nel mondo le teorie della costruzione del virus in laboratorio, del complotto ora, insomma, di Trump, ora della Cina, ora di Soros, ora di Bill Gates, insomma, più che teorie, fantasie. Secondo noi sarebbe difficile credere ad un obiettivo politico, militare, farmaceutico o economico finanziario in un pianeta annientato dal virus, dove non c'è più nessuno a cui parlare o vendere qualcosa. E quindi noi domani tentiamo rifacciamo questa ricostruzione, questo doppio salto di specie dall'animale all'umano, con noi sempre con le testimonianze del professore ordinario di malattie infettive Giuseppe Iovane. Vi aspetto quindi domani. Grazie ai nostri due registi, Giovanni Paolillo, Francesco De Angelis, a voi da casa, e linea alla rete con la sigla.